La mente di Dante, visioni, percezioni, rappresentazioni. L'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, festeggiato dall'Unisalento con un convegno di studi internazionale dal 30 settembre al 3 ottobre. A presentare l'evento, oltre al magnifico rettore Fabio Pollice, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il professor Walter Leonardo Puccetti del comitato organizzatore. Il convegno credo di maggior mole e di maggior irraggiamento internazionale nell'ambito umanistico e nel terzo millennio per la nostra università e non poteva che stimolarlo il grande anniversario dantesco. E, non ho timore di affermare, lo potete facilmente riscontrare, che si tratta di uno dei tre o quattro convegni celebrativi in Italia, ergo dunque nel mondo, del settecentesimo, in occasione del settecentesimo della morte di Dante. Che abbiamo colto nel progetto vostro, professore, nel progetto dell'Università del Salento, una chiamata di tante persone così competenti, così brave, di tanti luminari nella materia che insieme a lei e insieme ai colleghi del Comitato Scientifico e dell'Università del Salento potessero riprendere attraverso Dante tante riflessioni e promuovere tante riflessioni anche sulla vita di oggi, su come questi scritti di questo grande autore possono ancora oggi essere considerati attuali.